Adesso sto per entrare in un altro stand. Quale? Quello del Piemonte, ovviamente. Non poteva mancare il Piemonte. Le altre regioni sono veramente importanti, ma questo ovviamente fa parte del nostro canale, del nostro mondo, diciamo così, la nostra regione. E adesso entriamo. Lo potete vedere lì, Piemonte. Ed è grandissima questa cosa. Questa insegna è veramente enorme. E beh, è ovvio. D'altronde viene fatto qua a Torino e giustamente viene così esaltato un po' di più. Almeno credo che l'abbiano fatto per quello, ma poi comunque loro hanno deciso di fare così. Vedete Piemonte, eccoci qui. Scritta veramente grande, carne di fassone qua. Razza piemontese. Eccola qua. Non si poteva non entrare nella parte piemontese, no? Chissà cosa faranno qua da queste parti, che poi unisce Piemonte, mica ho detto che è solo Torino. Quindi di tante cose ce ne possono essere. Poi ci sono, vabbè, abbiamo visto che tipo anche la Sardegna, la scritta era grande, non so, anche ad esempio cos'era, la Calabria, se non ricordo male. Qui riprendo un po' così alla veloce. Vedete lì la pasta, le mozzarelle qua, le bufale di Cuneo. Vediamo un po' i formaggi. Formaggi piemontesi, Facciamo un altro giro. Eccola qui, questa bandiera. C'è scritto Robin Hood lì, adotto una foresta. Gli stand veramente ce ne sono tantissimi. Vediamo un po'. Lì chissà cosa stanno parlando. Diventa agricoltore. Allora, allontaniamoci un po', guardate qua. Piemonte. Olè, la nostra bellissima Torino. Eccola qua, guardatela lì. Quindi allora, qualche intervista oggi ci sono riuscito a farla. Peccato che non sono riuscito a fare al Casaro Nero il video. Ci ho riprovato a vedere un po', ma era pieno di gente. Mi dispiace perché lì c'era proprio veramente la lavorazione del formaggio al momento. Ed era una cosa spettacolare. Quella mi sarebbe piaciuto, però non lo so, vediamo se ci ritorno da là davanti per caso e sono disponibili, ben volentieri. La Toma. Oh, ci sono le api.